Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Erika e oggi voglio parlarvi di un telefono che ha una colorazione davvero davvero bellissima. Sto parlando di Honor 8 Pro, che è il fratello maggiore super mega iper pompato dell'Honor 8 che era uscito l'anno scorso e che ci era piaciuto davvero davvero tantissimo. Questa è la sua confezione. Prima però di andarlo a vedere più da vicino, vediamo le caratteristiche tecniche. Honor 8 Pro si presenta con una scocca in metallo e un display da 5,7 pollici IPS LCD con risoluzione QHD, protetto dal Corning Gorilla Glass 3. A bordo troviamo un processore iSilicon Kirin 960, la GPU Mali G71 MP8, ben 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD, ma solo a patto che siate disposti a sacrificare lo slot per la seconda SIM. La connettività è affidata all'ingresso USB Type-C, al Wi-Fi di ultima generazione, al Bluetooth 4.2 e all'NFC. Immancabile poi il lettore per le impronte digitali, velocissimo e posto sulla parte posteriore del device. Sempre sul retro del dispositivo troviamo la doppia fotocamera da 12 MP, con un sensore monocromatico ed uno RGB, mentre la fotocamera frontale è singola e da 8 megapixel. Il sistema operativo infine è Android 7.0 con EMUI 5.1. Eccoci qui con Honor 8 Pro. La prima cosa che notate è la colorazione, questo navy blue che è bellissimo. Sappiate che io l'ho portato in giro per qualche giorno e tutti mi hanno detto: ma quello è l'Honor 8 Pro perché con questo colore si riconosce subito. Il design, come vedete se gli date un'occhiata, non è che sia propriamente originale, somiglia a un altro telefono di cui non facciamo il nome. Però è molto bello, la qualità costruttiva è davvero davvero ottima. La scocca è in metallo, davanti, nella parte anteriore invece trovate il Gorilla Glass 3, è stondata sia la scocca sia il vetro e quindi è molto comodo da tenere in mano e da smaneggiare, nonostante sia comunque grosso questo display da 5,7 pollici. E nonostante pesi un po', perché parliamo di circa 180 grammi, che non è proprio leggerissimo per essere uno smartphone. I tasti che abbiamo sono solamente due, qui avete il tasto di accensione e spegnimento che è leggermente zigrinato e qui invece avete il bilanciere del volume. Sul lato inferiore trovate lo speaker, il jack per le cuffie da 3,5 mm e finalmente il Type-C che a me piace tantissimo, non so come fanno gli altri a non mettere il Type-C nei telefoni, io lo amo alla follia. Sul lato sinistro troviamo lo sportellino per la SIM e la microSD. Vi ricordo che la memoria è espandibile tramite microSD appunto, ma a patto che sacrifichiate la seconda SIM. Se invece volete la seconda SIM, non potete espandere la memoria del telefono. Sulla parte superiore invece trovate solo il sensore IR infrarossi, che è quello con cui potete fare gli scherzoni ai vostri amici, perché potete utilizzare l'applicazione telecomando e spegnergli, accendergli la televisione, alzare il volume, cambiare canale, mettendo semplicemente la marca del televisore incriminato. Sul retro invece troviamo il lettore di impronte che è davvero fulmineo, è la doppia fotocamera da 12 megapixel e il flash LED, il dual flash LED per essere precisi. Sulla parte frontale invece troviamo la fotocamera frontale appunto da 8 megapixel. Sulla parte frontale dicevamo abbiamo anche il display da 5,7 pollici, ha una risoluzione QHD. I colori secondo me sono ben bilanciati, non esageratamente saturi. Potete volendo anche modificare le impostazioni del display, basta che andiate qua e scegliete display. Qui avete la protezione occhi, quindi il filtro per la luce blu, potete attivarla, programmarla se volete. E qui invece avete la temperatura colore, potete scegliere se volete una versione più calda, una versione più fredda, oppure potete personalizzarlo scegliendo un colore a caso. Noi la teniamo predefinita, ok, e torniamo indietro. Sono buoni anche gli angoli di visione di questo display, si comporta molto bene anche alla luce del sole,
L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo, infatti adesso è spenta, è la luminosità automatica, perché il sensore non è velocissimo e ci mette un po' ad adattarsi. Per quanto riguarda le prestazioni si comporta davvero bene, anche perché parliamo di un dispositivo che sfrutta il processore, come vedete, Kirin 960, che è praticamente lo stesso di P10, e la RAM, che sono ben 6 GB, che sono veramente tantissimi, quindi non rallenta, funziona benissimo, fa veramente qualsiasi cosa. Io adesso ho aperto 2-3 applicazioni, ma lui si comporta bene senza assolutamente alcun problema. Per quanto riguarda l'audio, assolutamente buono in chiamata, è buono anche in riproduzione. Vi faccio sentire un nanosecondo. Come avete sentito, il volume è molto alto, però quando lo alzate tanto tende a gracchiare in una maniera un pochino fastidiosa, diciamo. Quindi usate gli auricolari, il mio consiglio spassionato è usate gli auricolari. Per quanto riguarda l'interfaccia, è sempre la EMUI 5.1, è praticamente sopra ad Android 7.0, è praticamente identico ad Android, cambia il menu, come avete visto, che è un po' diverso da quello di Android, ma alla fine le funzioni sono praticamente le stesse. L'unica cosa è appunto la possibilità di modificare la colorazione della la temperatura colore del display, se volete. Avete anche delle funzioni aggiuntive, tipo ad esempio questa, che si chiama tasto veloce, tasto menu veloce, dove avete il tasto menu qua, così se non riuscite a raggiungere tutti i tasti perché il display è grosso, ce li avete tutti su un lato. Andiamo un secondo anche nella galleria, perché volevo farvi vedere che tra le opzioni di condivisione c'è anche Quick, l'applicazione di GoPro che avete visto anche su Huawei P10 e che vi permette di creare questi video di pregio. Veniamo infine alla fotocamera, come vi dicevo è da 12 megapixel. Avete un sacco di impostazioni, l'imbarazzo della scelta, 12 megapixel e doppia, perché avete sia sensore RGB, quindi quello colorato praticamente, sia sensore monocromatico, quindi in bianco e nero, per cui avete l'opzione dedicata. Prendiamo ad esempio Adam, questa è la versione in bianco e nero, questa invece è la versione a colori, la modalità quella per chi come me non sa scattare delle fotografie, però se siete molto molto bravi c'è anche la fotocamera pro per i professionisti, dove potete modificare ad esempio l'ISO, qui avete il bilanciamento del bianco, avete tutti i parametri dell'universo, avete solo l'imbarazzo della scelta per riuscire a scattare la fotografia che più vi aggrada. Ci sono ovviamente una marea di altre funzioni, c'è anche l'HDR, c'è anche Pro Video, quindi avete tutti i parametri come in Pro Foto, soltanto che per i video. Avete anche la creazione 3D se vi sentite particolarmente, come dire, creativi, e un sacco di altre, c'è anche lo scanner del documento, praticamente potete fare qualsiasi cosa. La domanda a questo punto è: ma come escono queste foto e come escono questi video fatti con Honor 8 Pro? Allora, il bianco e nero è ottimo secondo me. A me piacciono un sacco le foto in bianco e nero fatte con questo telefono. Le foto a colore, invece, vi prendo questa foto di Fiona in tutto il suo splendore, sono piuttosto belle secondo me. Quando le condizioni di luce sono ottimali, le foto vengono assolutamente bene. Così come anche i video. Qui c'è del WhatsApp che mi disturba. Qua, ad esempio, abbassiamo il volume. I video vengono piuttosto bene in condizioni di luce ottimale. Invece c'è un po' di rumore quando le condizioni non sono proprio ottimali. Prendete questo scaffale della mia libreria, vedete che qua, dove la luce non è tantissima, c'è un po' di rumore che non è particolarmente piacevole. La stessa cosa la fa anche con le foto, però devo dire che la resa generale non è assolutamente male.
Poi ovviamente la qualità è da fotocamera media, quindi quando zoomate, se zoomate mille volte, vedete che i dettagli magari non si conservano perfettamente, però il colpo d'occhio secondo me è assolutamente ottimo. L'ultima cosa di cui volevo parlarvi è la batteria da 4000 mAh. Si comporta piuttosto bene, devo dire che onestamente mi aspettavo qualcosina di più, però con l'utilizzo super intensivo che ne faccio io mi porta a fine giornata senza grossi problemi. Speravo arrivasse anche a un giorno e mezzo, però io l'ho maltratto e lui poverino non ce la fa. Se invece ne fate un uso decisamente più moderato, ci fate 2 giorni senza grandi problemi. Vediamo ora. Hola. Vediamo ora quali sono i pro e i contro di questo Honor 8 Pro. Honor 8, come direbbe Fiona. Il primo pro è assolutamente il design. Non è esattamente originale, però mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta molto la colorazione blu, ma è disponibile anche nella versione nera e nella versione oro se preferite. E ho apprezzato tantissimo la qualità costruttiva. È bello solido, è anche un po' massiccio. E vi dà proprio la sensazione di essere un telefono assolutamente premium. Il telefono si distingue anche per le sue prestazioni, anche perché con 6 GB di RAM è difficile comportarsi male. Potete aprire 1000 applicazioni come faccio io, lui non rallenta, non si ferma, non esita, funziona assolutamente benissimo. L'altra cosa che mi è piaciuta è l'autonomia. Non avete problemi a maltrattarlo tutto il giorno, arriva comunque a fine giornata con i suoi 4000 mAh. Se poi non usate il telefono, non lo schiavizzate come faccio abitualmente io, vi dura volendo anche 2 giorni senza grandi problemi. L'ultimo pro di questo Honor 8 Pro è il prezzo, parliamo di 549 euro, quindi costa meno di un top di gamma di quelli che se trovate in giro in questo momento e fa esattamente le stesse cose, quindi è veramente un telefono che vi garantisce delle prestazioni, come ho detto prima, ottimali e che si comporta bene da qualsiasi punto di vista. Cosa invece non mi è piaciuto tantissimo? In primis il sensore di luminosità è un po' lento, quindi quando deve adattarsi da solo, se abbassate la tendina e guardate la barra, come si chiama, della luminosità, vedete che va a scatti per riuscire ad adattarsi alle condizioni di luminosità che ci sono in quel momento. La cosa non mi è piaciuta tantissimo. L'altra cosa che mi ha fatto storcere un po' il naso, ma purtroppo è la tendenza del momento, è il fatto che per usare una seconda SIM dovete sacrificare lo slot per la micro SD e viceversa, quindi o scegliete la memoria o scegliete l'uso della doppia SIM. Direi che per questo Honor 8 Pro è tutto. Se avete delle domande, ovviamente scrivetemele nei commenti, sarò più che lieta di rispondere. Ricordatevi di iscrivervi a questo coniglio di canale, ho sempre sognato di dirlo. Lasciate ovviamente dei like, condividete il video, fate iscrivere anche le uova di Pasqua, il vostro coniglio, nonni, genitori, fratelli, tutti quanti. Noi ci vediamo al prossimo video, voi nel frattempo, visto che siete arrivati fino in fondo, avete tenuto duro, fate i bravi e guardate anche i video che vedete qua accanto a me, alla mia destra, alla vostra sinistra, questa volta sono preparata sulla destra e la sinistra. Ciao!